Siamo a Guardia Grele, 9.367 abitanti, città alle pendici della Maiella in provincia di Chieti. Il prossimo 20 e 21 settembre i cittadini guardiesi sono chiamati alle urne per l'elezione diretta del sindaco e il rinnovo del consiglio comunale. Per questa tornata elettorale sono tre i candidati a sindaco: Gianna Di Crescenzo, lista Guardia Grele per tutti; Donatello Di Prinzio, lista Progetto per Guardia Grele; il sindaco uscente Simone Del Pozzo per la lista Guardia Grele Il Bene in Comune. A Guardia Grele, comune con meno di 15.000 abitanti, le elezioni amministrative si svolgono in un unico turno. Questo vorrà dire che alla fine dello spoglio, previsto per martedì 22 settembre, basterà un solo voto in più degli altri candidati a sindaco per aggiudicarsi la poltrona di Palazzo di Città. La lista numero 1 fa riferimento a Gianna Di Crescenzo, Guardia Grele per tutti, insegnante di professione. Nel 2007, a soli 29 anni, fu chiamata a guidare già l'allora appena costituito Movimento della Sinistra Italiana. In passato, all'interno del Partito Democratico, ha ricoperto diversi cariche a livello regionale, tra quali quella della responsabile delle politiche della salute. Nel 2013 è stata inoltre candidata alle elezioni politiche alla Camera dei Deputati, conquistando 1.576 voti di preferenza. Comunque vada, la lista Guardia Grele per tutti è già nella storia, presentando la prima donna candidata a sindaco e la prima straniera candidata in lista. Lei già in queste settimane più volte ha sottolineato il fatto che il suo simbolo, il suo slogan è già la sintesi della campagna elettorale. Perché proprio lo slogan Guardia Grele per tutti? Perché non vogliamo lasciare indietro nessuno a livello di cittadini, quindi né l'anziano, né le famiglie, né i giovani. Ma soprattutto vogliamo renderla accessibile anche per chi viene da fuori, quindi accessibile, fruibile ed accogliente. E la montagna è il simbolo, perché dalla montagna vogliamo ripartire per lo sviluppo di Guardia Grele, uno sviluppo turistico, uno sviluppo sostenibile ed anche che sia un volano economico per chi da Guardia Grele vuole partire per impiantare una sua impresa, una sua attività. Ecco, ci pare di capire che l'economia è un punto fondamentale della campagna elettorale. Per quale motivo e quali sono gli altri punti? Sì, l'economia è un punto fondamentale, perché purtroppo c'è stata una carenza di posti di lavoro, un po' endemica però a Guardia Grele, che è un comune interno soprattutto, e perché noi stiamo soffrendo il fenomeno dello spopolamento. Certo, non possiamo risolvere tutto, però vogliamo dare degli strumenti, ad esempio la filiera corta agroalimentare. Guardia Grele ha dei prodotti tipici e anche delle sementi tipiche, ad esempio il cicloturismo, oppure il turismo exalberghiero, che si presta benissimo per i centri storici delle contrade e per il centro storico di Guardia Grele stesso. Quindi il turismo, infatti, in questa maniera, un turismo accogliente, fruibile, sostenibile, può anche essere un aiuto per l'economia, e finché i giovani non vadano via ma investano su Guardia Grele. Ecco, anche la sanità è un punto importante, è stato un anello debole dei piccoli comuni, di chi poi è sede di ospedale. La sanità qui è importantissima, perché siamo una zona interna, quindi anche per la viabilità, non solo per Guardia Grele, parlo di tutto il bacino montano. Noi premiamo tantissimo per la sanità territoriale, per avere i servizi di emergenza e urgenza che siano efficienti ed efficaci sul territorio, e soprattutto chiediamo un potenziamento del personale per Guardia Grele. Guardia Grele è un presidio importante, ma non può essere depotenziata a livello né di specializzazioni e né soprattutto di personale. Questo lo rivendichiamo a gran voce. Ecco, per i più giovani, soprattutto la scuola, qual è l'obiettivo della sua lista? Per la scuola l'obiettivo è avere scuole sicure. Noi ovviamente abbiamo pensato ad un campus che sia veramente non solo antisismico, ma che sia a un solo piano, quindi anche fruibile dal punto di vista degli spazi, magari che si colleghi all'impiantistica sportiva che già esiste a Guardia Grele. C'è in progetto un rifacimento della scuola, ovviamente per continuità amministrativa noi porteremo avanti l'idea dell'amministrazione attuale, però la nostra idea è diversa, è quella di fare un campus veramente moderno, secondo le leggi della nuova architettura, e anche soprattutto dopo l'emergenza Covid, che ha reso la richiesta degli spazi molto molto più ampi. E allora l'appello del candidato sindaco Gianna Di Crescenzo in 30 secondi ai cittadini di Guardia Grele per le prossime elezioni del 20 e 21 settembre. Di votarci, perché la nostra è una lista che sa di modernità e di futuro. La prima volta una candidata donna, la prima volta 6 donne in lista, la prima volta 4 giovani in lista, la prima volta una cittadina straniera che però è ormai guardiese da 23 anni, e quindi veramente pensiamo di essere un nuovo volto per Guardia Grele, di poter dare questo cambiamento che Guardia Grele aspetta da tempo. Vogliamo accorciare le distanze con i cittadini e abbiamo idee che finora nessuno ha dato, affinché appunto si possano affrontare i problemi dello spopolamento e della mancanza del lavoro.
lavoro. Il vero cambiamento credo che questa volta siamo davvero noi, anche per un linguaggio nuovo e per le idee nuove che stiamo portando. La lista numero 2 si chiama Progetto per Guardia Grele, è una lista civica di centrodestra e fa riferimento a Donatello Di Prinzio, 52 anni, geometra e dipendente Sasi, e che aveva già provato la scalata a sindaco nel 2005. Una lunga trafila politica che lo ha portato ad avere un notevole bagaglio di esperienza nel mondo amministrativo. In maggioranza dal 2010 al 2015 ha ricoperto la carica di assessore comunale all'igiene urbana e ai lavori pubblici dal 2009 al 2014, è stato inoltre assessore all'edilizia scolastica e alla protezione civile per la provincia di Chieti. Dopo la paura per l'esclusione della sua lista in un primo momento, tutta la felicità perché finalmente potete partecipare a questa tornata elettorale con un punto fondamentale, come abbiamo letto, la riorganizzazione proprio della macchina amministrativa. Sì, certo, è stato un periodo un po' brutto perché dopo mesi di preparativi arrivare a avere questa brutta sorpresa ha gelato un po' il sangue a tutti, però fortunatamente è andato tutto nel miglior modo possibile e devo dire, perché io che ho fatto già esperienza politica sia in comune e sia in provincia come consigliere ed assessore, beh, l'aspirazione più bella di uno che si impegna in politica è quella di amministrare la propria città e questo è fondamentale per chi ha a cuore proprio il proprio paese. Ecco, lei parlava proprio di riorganizzare la macchina amministrativa, quindi secondo lei qualcosa comunque non va? Sì, l'abbiamo visto in questi ultimi 5 anni con una drastica riduzione del personale, con funzionari apicali messi come persone di fiducia del sindaco, quindi c'è una certa incertezza, ma nella stessa macchina amministrativa bisogna dare l'opportunità a tutti i dipendenti, sia essi operai che funzionari che impiegati, di poter lavorare in armonia, con amore, con collaborazione sia tra di loro e sia con l'amministrazione, ma soprattutto essere aperti ai cittadini e fare in modo che i cittadini possano accedere alla casa comunale con molta semplicità e con chiarezza, avendo le risposte, tant'è che sul programma abbiamo messo la riorganizzazione della struttura organizzativa del comune e anche un punto di accesso unico fondamentale per i cittadini, per fare in modo che le risposte arrivino subito, certe, e che ci sia trasparenza in tutto ciò che viene fatto all'interno della macchina comunale. Ecco, su cosa si basa oltre questo la campagna elettorale, il programma futuro di Donatello Di Prinzio? Noi puntiamo molto sul turismo. Il turismo in questi anni ha avuto sì un'immagine per la nostra città, rientrando nel borgo, tra il club dei borghi più belli d'Italia, ed è un vanto per noi ed è un qualcosa, posso metterci un po' anche di mio, perché nei 5 anni ancora precedenti ho ricoperto il ruolo di assessore ai lavori pubblici per 2 anni in questa città e abbiamo fatto opere pubbliche all'interno del borgo, abbiamo riqualificato i servizi, quindi abbiamo dato l'accoglienza che serve al turista. Ora bisogna proseguire e puntare molto sulla formazione del personale che deve occuparsi di accoglienza turistica, la formazione dei nostri giovani, fare in modo che ci sia un ottimo rapporto con il Parco della Maiella, perché abbiamo anche questo, la sede qui da noi, la sede legale del Parco della Maiella, però in questi anni il parco è sempre stato visto come un qualcosa di negativo, lo dobbiamo trasformare in qualcosa di positivo, valorizzare le nostre bellezze ambientali, abbiamo luoghi dove vengono centinaia, migliaia di persone a visitare, però mancano i servizi, manca l'accoglienza, quindi il turismo è fondamentale e un occhio particolare lo vogliamo dare alla manutenzione ordinaria, tutto quello che è la cosa pubblica, i cittadini vogliono le risposte certe, veloci e subito. Manutenzione ordinaria vuol dire evitare di intervenire nello straordinario e quindi investire più soldi che poi va sempre a discapito del cittadino. Ultimo punto, non per ultimo, ma comunque uno dei tanti punti, è anche la sicurezza. Purtroppo in tutte le nostre città, nei nostri quartieri, ogni tanto ci sono delle visite poco piacevoli e dobbiamo fare in modo che bisogna implementare il controllo sul territorio, quindi anche con la Polizia Municipale, la collaborazione con le forze dell'ordine, l'ampliamento della rete di videosorveglianza del territorio comunale e fare in modo che i cittadini si sentano sicuri nella propria casa. Allora in 30 secondi l'appello del candidato Donatello Di Prinzio ai cittadini di Guardia Grele per le prossime elezioni del 20 e 21 settembre. Sì, mi conoscono ormai da anni che vivo la vita amministrativa di Guardia Grele della nostra provincia e sono una persona umile, disposta al dialogo, al colloquio, a ricevere tutti e fare in modo di amministrare insieme, così come il nostro motto, progettiamo insieme Guardia Grele, amministrare insieme Guardia Grele, dal primo cittadino fino all'ultimo cittadino residente nella contrada più lontana di Guardia Grele, quindi sentirsi un'unica collettività, un unico borgo e non soltanto il centro storico, e fare in modo che ci siano risposte
e lavorare con molta umiltà e serietà. La lista numero 3 fa riferimento a Guardia Grele, il bene in comune, lista che ripropone la candidatura del sindaco uscente Simone Dal Pozzo, 46 anni, in passato socio e dirigente di numerose associazioni locali, dall'Azione Cattolica alla Caritas. Nel 2016 da sindaco è riuscito, con la valorizzazione del borgo e del centro urbano, a far rientrare la città di Guardia Grele all'interno dei borghi più belli d'Italia e inoltre dal 2019 è stato eletto presidente dell'Agir. 5 anni di amministrazione molto difficili, si è passati dal terremoto del 2016, le nevicate del 2017 e poi questo Covid che ha messo in difficoltà tanti comuni, però anche tanti obiettivi raggiunti importanti. Ecco, questa nuova candidatura per continuare il percorso fatto 5 anni fa. Sì, alle 3 cose che sono state citate aggiungo le enormi difficoltà di bilancio incontrate all'inizio del mandato. Nonostante tutto questo, gli obiettivi che ci eravamo posti, cioè quello di cambiare la nostra città, sono stati raggiunti. 18 milioni di euro di investimenti, importanti interventi sull'edilizia scolastica, il totale rifacimento che è ancora in corso della pubblica illuminazione, un'attenzione molto particolare ai servizi sociali, quindi alla persona, ai disabili, a quelli che abbiamo definito nel nostro programma come invisibili, sono state le rotte che abbiamo seguito per restituire un ruolo importante alla nostra città. Si è visto in maniera evidente anche nella recente estate, ma come negli anni scorsi, da un punto di vista degli arrivi dei turisti, quindi la nostra città è tornata ad essere una capitale da questo punto di vista, grazie comunque ad un eccezionale lavoro di squadra che siamo riusciti a mettere in campo. E questo lavoro di squadra ha consentito anche di dare dei ruoli importanti, ad esempio Guardia Grele è diventata la sede del distretto turistico della Maiella e adesso quello che noi ci accingiamo a fare, ed è questa la ragione per la quale chiediamo la conferma della fiducia al nostro gruppo, è la definizione insieme con gli altri 50 comuni, con i parchi, con le province, con i GAL, con gli operatori commerciali, gli operatori economici, un progetto di sviluppo per quest'area della Maiella, anche grazie ad un rapporto con il parco che oggi è totalmente rinnovato e che vede la disponibilità della dirigenza a mettere in campo dei progetti dei quali già abbiamo posto le basi. Quindi si tratta di un ampio progetto che guarda al futuro della nostra città, che chiaramente non è stato completato nei 5 anni. Quello che noi diciamo anche agli elettori è di tener conto che non è pensabile modificare tutto e stravolgere tutto, rivoluzionare tutto in soli 5 anni. E quindi, poste le premesse, abbiamo la necessità e abbiamo il desiderio, l'impegno di andare avanti e di completare il nostro programma. Ecco, lavoro, salute e cultura, i punti fondamentali della propria campagna elettorale e del suo secondo mandato, una volta e qualvolta i cittadini vorranno. Sì, si tratta di 3 direttrici sulle quali ci siamo mossi in questi 5 anni e che continuano ad essere la bussola del nostro impegno. Lavoro, perché noi abbiamo sia con progetti nel campo dei servizi alla persona, quindi tirocini formativi, rapporti con le imprese che si sono rese disponibili per fare questo tipo di iniziative, ma anche e soprattutto un'attenzione al mondo dell'impresa. Cosa può fare un comune che non è enorme come Guardia Grele per il mondo dell'impresa? Abbiamo raggiunto un importante obiettivo, quello di portare a Guardia Grele una porzione della zona economica speciale della regione Abruzzo, e questo consentirà nel prossimo futuro di poter avere anche nuovi insediamenti con fiscalità di vantaggio e con vantaggi anche dal punto di vista burocratico. Tutto questo vuol dire creare anche occasioni di lavoro. Lo stesso vale ad esempio per un progetto di recupero di una struttura dell'ex mercato coperto con 500.000 euro di finanziamenti già ottenuti, che sarà destinata ad uno spazio di formazione e ad un co-working, in modo tale da dare soprattutto ai giovani che desiderano fare impresa, iniziare a fare impresa, abbattere dei costi. Quindi in questo abbiamo posto un'attenzione per quanto riguarda il lavoro. La salute si pone al centro dell'attenzione ancora una volta, il tema del diritto alla salute e il tema dell'ospedale.
una battaglia che in realtà non è mai finita, che si è dovuta scontrare in questi mesi e anche in queste ore, in questi giorni, con una mancanza di risposte concrete che siano tradotte in atti, che siano leggibili, riconoscibili e poi attuabili da parte della Regione e da parte della ASL. Siamo ancora a chiedere un potenziamento della sanità territoriale, degli ambulatori, della diagnostica e la riattivazione di posti letto ospedalieri. Tutto scritto però nelle promesse che in questi giorni si stanno trasformando addirittura in passerelle elettorali che sono sinceramente insopportabili. Per quanto riguarda la cultura, l'attivazione di nuovi spazi culturali, di nuovi musei è stata la premessa per guardare avanti. Nel nostro programma c'è anche l'idea di dare a Guardia Grele un teatro comunale, una struttura che non c'è. Dopo la riapertura del cinema di questi anni, che tanto ha dato in termini proprio di vivacità alla nostra città, è necessario pensare, anche per dare risposte alle tante iniziative di questo settore, da questo punto di vista. Intendiamo nei prossimi mesi ragionare su un progetto che sia poi realizzabile. Quindi tutti questi punti. A proposito di cultura, non posso non sottolineare il tema della scuola. Abbiamo messo in campo un importante programma di edilizia scolastica con circa 8 milioni di euro già reperiti, un programma che si sta realizzando in questi giorni e che chiede di essere completato. Insomma, una città che è completamente modificata, che è completamente cambiata e per la quale il cambiamento deve continuare. In 30 secondi l'appello del candidato Simone Dal Pozzo ai cittadini di Guardia Grele per le prossime elezioni del 20 e 21 settembre. Sì, l'appello che io faccio agli elettori è quello ad un voto ragionato. Il voto ragionato è quello che noi chiediamo perché non si metta fine a quello che è stato posto come premessa di questo cambiamento. Negli altri programmi si parla di fermare, di bloccare, di ragionare, di rivedere. Questo Guardia Grele non se lo può consentire. Andiamo in un mondo velocissimo, la conferma della fiducia alla lista Guardia Grele Bene in Comune è la garanzia perché questa velocità, se possibile, aumenti e si portino sempre maggiori risultati a Guardia Grele. Ecco perché noi chiediamo insieme agli elettori di fare per la nostra città un altro passo.